Allora, quello che ho piaciuto molto di questo progetto è l'importanza delle persone di fare le cose insieme, di non mollare mai, perché la sofferenza è un valore aggiunto. È stata una bella esperienza, speriamo che faremo anche l'anno prossimo. Ciò che mi ha insegnato questo progetto è stato sicuramente quello di mettere in campo le mie capacità, le mie competenze, di credere di più in me stessa. L'aspetto più bello di questo progetto è stato sicuramente quello di aver creato una rete sociale e di inclusione che ha permesso a ciascun membro del progetto di mettere in campo quelle che sono le capacità di ognuno e di andare oltre quelle che sono le diversità di nazionalità, linguistiche e culturali, ma anzi fare proprio delle diversità un punto di forza, è un punto da cui partire per poter crescere insieme. Infatti abbiamo messo in campo, ciascuno con il proprio contributo, quelle che sono le nostre competenze per poter dare origine appunto a questo che è stato l'obiettivo finale del progetto, che è appunto la creazione del libro. Il punto di forza è stato sicuramente il gruppo, l'unione del gruppo, perché appunto nonostante diciamo anche diverse difficoltà a livello linguistico siamo riusciti diciamo anche a creare legami forti appunto tra i membri del gruppo. Ho visto in questo progetto un'opportunità sia per i ragazzi italiani sia per i ragazzi migranti di crescere e di potersi muovere all'interno del territorio. Abbiamo visto durante i laboratori che ci sono diverse esigenze che il nostro territorio ha e attraverso l'attivismo civico possiamo fare qualcosa tutti. Io in questi ragazzi non vedo un problema, ma soprattutto una risorsa, perché ragazzi come loro che ci vogliono mettere l'impegno per integrarsi, per stringere amicizie con gli italiani, è una cosa molto bella e questi progetti aiutano proprio a ravvicinarli alla realtà italiana. Ho piaciuto una cosa molto importante, molto bella, che siamo diversi paesi, diverse nazioni, ma ho visto che siamo tutti una sola famiglia umana.